L'inaugurazione è avvenuta in concomitanza con l'inizio del corso di disegno tenuto da Marcello Ciampa. Dai primi giorni di marzo è iniziata la quarantena. Questo ha messo il freno a mano a tutto il paese. L'italiana nazione si è riscoperta orgogliosa e combattiva contro l'epidemia, stando a casa. E poi, lentamente, tutto ha ripreso a degenerare, seguendo un declino che in verità non mi sembra discostarsi affatto dall'insensatezza che precedeva questo gigantesco casino. Bene. Proverò a spiegare. Mi sento stanco, esaurito, marcio, stremato. Sono sparito come per magia. Annegato nel delirio annichilente di questo mondo. Sono anni che non mi considero nemmeno più depresso. Sono andato ben oltre. Si torna in scena mercoledì 4 marzo. Quando hanno chiuso i bar, è stato il punto di svolta per me. Il vicolo, invece, aveva già chiuso precauzionalmente le sue attività alla presenza di pubblico, vista l'aria che tirava. Tornando ai bar, ai caffè, potremmo dire, se solo non si corresse così il rischio di lasciare immaginare luoghi dall'atmosfera parigina. Devo ammettere che avevo il vizio di prendere diversi caffè al bar, ma adesso ne sono uscito. Ecco i primi vantaggi personali derivanti dalle privazioni causate dall'epidemia. Quindi eccomi, qui, nella mia stanza, come al solito, a picchiettare sulla tastiera del mio portatile, come se al mondo non ci fosse niente di meglio da fare, almeno per me, in questo momento. La quarantena continua, ed io provo a scrivere la seconda pagina del mio diario marcio, come se fosse un passatempo. Allora, come per passatempo... Visto che il vicolo magico è rimasto e rimarrà ancora a lungo chiuso alla presenza fisica dello sparuto pubblico che aveva preso a frequentarlo dopo l'inaugurazione di febbraio, proverò a raccontare questa quarantena dal punto di vista mio e del vicolo. Aprile. Canzoncina del risveglio. 1, 2, 3. Tutto dorme intorno a me. 4, 5, 6. Apro adesso gli occhi miei. 7, 8, 9, come quando fuori piove. Però abbiamo portato a casa la gloria di avere comunque mantenuto la pratica di andare in scena il sabato sera e di avere anche guadagnato due nuovi visitatori, nonostante il coronavirus. Bisogna ammettere che sabato 29 febbraio la magia del vicolo è andata in scena con una riuscita che è palesemente apparsa giù di tono. In un'atmosfera caratterizzata dall'allarme collettivo coronavirus, pochissimi spettatori, 4-5, sono rimasti ad apprezzare la performance che si è manifestata più come un piccolo sforzo collettivo prima di andare a nanna che altro. La danza del pupazzetto e la sua ombra proiettata hanno mostrato il loro potenziale rispetto alle messe in scena che possono essere immaginate e proposte. Raramente riesco a scrivere pagine di diario come questa o narrazioni, prosa. Quel che faccio ossessivamente è suonare gli strumenti che ho a disposizione, finendo per comporre a registrare cose. Cose tristi o pesanti, o leggere, fino all'evanescenza. Musiche e musichette, canzoni e canzonette. È una sorta di perenne improvvisazione sperimentale che con il passare del tempo diviene ancora più naif o sfilacciata. Aprile. Alla ricerca di un metodo di lavoro o di un alibi. Se ripenso a quello che avrei voluto fare con il vicolo, a come tutto era nato e alla strada che si stava aprendo, a volte già richiudendo su se stessa, mi sembra tutto già così lontano. Tra qualche giorno l'Italia entrerà nella fase 2. Il paese si avvia ad una lenta falsa di partenza. Obiettivamente l'incertezza segna il passo di tutto questo gigantesco gioco sociale. Siamo tutti stanchi di mantenere le nostre posizioni, eppure ci siamo tutti un po' abituati a farlo, malgrado tanti esprimano anche con forza l'esigenza di tornare al più presto alla
26 siamo tornati agli incontri delle 17.30, poi fattesi le 18.30 e più. Le presenze in uscita dal corso di disegno hanno ampliato il risicato uditorio iniziale di 7-8. Il tabellone presentato ha dato prova di un alto potenziale, conquistando la fiducia anche di alcuni nuovi amici che sono apparsi entusiasti della proposta. Direi che la stessa mente collettiva che già prima della nuova emergenza la faceva da padrona si è presto ripresa il suo posto d'onore e ha ricominciato ad interpretare il suo ruolo di garante del vuoto di senso che oggi, oserei affermare, rappresenta il vero punto di fuga verso il quale finisce per orientarsi la coscienza collettiva. Ma il bar non era certo solo il vizio del caffè. Come mi sono già ritrovato a commentare con un amico al telefono, durante un confronto tra le nostre esperienze. No, certo, il bar è un luogo di socialità potenziale. Anche se i bar di cui parlo erano spesso frequentati, molto e male, sempre dagli stessi soggetti e tutti normalmente abbastanza scazzati e insoddisfatti, perennemente in bolletta e non solo per questo presi a male, pronti a buttare presto in cacciara qualunque argomento, qualunque evento, ad inibire da sé, per sé e per gli altri, qualunque possibilità di evoluzione dello status quo. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, Marcè. Parlo, insomma, di bar frequentati da un popolo sofferente e insofferente, per via della propria povertà e della propria gigantesca ignoranza. Spontanea accettazione del fato e della propria incapacità di comprenderne le trame. Un popolo di gente come me, tutto sommato. Il calo di energia si traduce in ostinata tendenza reattiva in tutti coloro che si trovano in posizioni scomode e difficili, ma anche per molti che si sono ritrovati circondati dai propri demoni e immagini di poter avere tregua nella fuga verso l'esterno. Ora, per noi, non tutti, per me, per voi, per Piccolo Magico e per ogni piccolo, sembra sia arrivato il momento di immaginare una prospettiva che la mente riesca a focalizzarsi su un punto di fuga. 30 aprile, della necessità di progettare bene l'evasione. Oggi devo confessare come stanno veramente le cose. Piccolo Magico in realtà non esiste. So che nessuno resterà turbato da questa affermazione. Ah sì, ecco. È già qualche anno che passo la maggior parte del tempo in solitudine, con quasi niente da fare, a pensare e pensare. Pensare, come una specie di depresso. Ho cercato nel mondo circostante, in ogni sguardo, in ogni singola fottuta maledetta e lurida parola, il segno di un passaggio di senso. Mi sono affidato e illuso come pochi. Mi sono lasciato andare alla credenza cieca di poter andare oltre l'evidenza del fatto che tutti i miei sforzi sarebbero risultati comunque vani. Tocco corde che non esistono, con mani che non ho, per dare vita alla musica di un mondo che non c'è. Ho affondato i miei passi nell'inferno più profondo, seguendo le istruzioni dei maestri come carte spaziali, vaghe e obsolete. È piuttosto facile per uno come me, al momento opportuno, rappresentarmi in un teatrino estemporaneo e assumere a mio stesso comando o per la situazione in corso il ruolo del pazzo. È ormai inutile che io mi sforzi persino di provare ad apparire ancora capace di ragionamento. Verrebbe da appellarsi al mistero come strumento della sola e più alta conoscenza. Ma nel farlo mi sento già uno stronzetto da 4 soldi. E allora restiamo sul delirio, evitando di scomodare Platone o altri greci, e tantomeno Dioniso. Non me ne vogliate per le parolacce, ma servono pure quelle a sostenere il mito della mia follia. Se avessi avuto un teschio, avrei parlato con lui. E se avessi avuto un giullare, anche con lui avrei conversato e giocato. Vivo la realtà della follia con attitudine ed eleganza, con umiltà e veemenza. Posso dichiarare che sono troppo pazzo per dirmi folle. Questo pazzo non è un folle, insomma. Posso accettare dunque la mia follia in questo modo, alla presenza del giusto consesso
e persino di chi che sia. E questo il lavoro segreto a cui siamo tutti totalmente addestrati. D'altro canto, a chi potrebbe interessare? E poi, che significa questa affermazione? Dichiarare apertamente la scelta di campo di aver preferito il delirio nella sua infinita, elegante, languida totalità al marciume del finto ragionamento ordinato e corretto che mi risulta nelle sue fondamenta già da sempre profondamente corrotto dalla chiamata del controllo, fino a violentarmi per riuscire a non morire sotto il peso del niente. E si è sempre rinnovato ed è sempre tornato, sempre amplificato questo niente sotto ogni forma e ad ogni bilancio. E non c'è davvero, continua a non essere presente, malgrado i miei saltuari sforzi di dargli corpo. Il risultato ha continuato a ripetersi. Tutti gli esperimenti hanno confermato ciò che si provava a smentire. Il niente vince sempre, su tutto. Dal chiacchiericcio rozzo, che ha gusto nel risultare giusto, bravo, bello, opportuno e prevedibilmente ordinato, fino al nonsense più ripetitivo e vergognoso. Restiamocene qui, ad assaporare il delirio, senza affannare alla ricerca di linee rette. Fanculo le geometrie dittatoriali! I contemporanei sono così efficacemente schermati rispetto alla verità di riuscire sempre a bypassarla senza colpo ferire. Follia, ma mi rimane a volte difficile far pace con essa quando alle moltitudini dell'io strati mi ritrovo troppo a lungo ad abbandonarmi in solitudine. È cantato, credo, almeno con chi non mi ha mai visto in faccia, ma me lo sono sempre e solo immaginato. Il giullare non c'era, e nemmeno la testa di morto mi apparteneva, e nulla di nessuna rappresentazione mi resta in mano. Scusate l'interruzione, mi sono assentato solo per un paio d'ore, ma vedo che siete rimasti lì in ascolto. Grazie, la cosa mi consiglia. E dove eravamo rimasti?